l'Italia, l'Italia se desta, e nel municipio se cinta la testa, dov'è la vittoria che porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a morte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a morte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte. Buongiorno a tutti, ringraziamo innanzitutto i parenti delle vittime, coloro i quali hanno perso in questo luogo fra il 43, fra l'8 aprile del 43 e la liberazione, l'aprile del 45, un loro caro, il marito, queste persone che erano qua portate da una violenza che non aveva limiti. Non aveva rispetto di nessuno e centinaia, qui è scritto 270, persero la vita fucilati dentro questo luogo. Siamo a conoscenza che fra il pubblico abbiamo la signora Lina Frazzoni, vedova di Giuseppe Rimondi. C'è Giuseppe Rimondi fucilato il 18 di novembre del 44. Abbiamo una persona molto legata a Lino Panzerini, un perseguitato politico di Anzola Emilia, arrestato nel 30, che qui venne fucilato, la data non la conosciamo. E 13 dicembre, dice William, che la conosce. Che dire, iniziamo ricordando che qui abbiamo delle ferite ancora aperte. Abbiamo una situazione, diciamo, di grande sofferenza che ha colpito queste persone, la popolazione. Il movimento partigiano che venne perseguito, ma non solo, qui vennero perseguiti i partigiani, vennero perseguiti tutti coloro i quali erano in qualche modo non funzionali col nazifascismo, questo è il dato di fatto. Un ringraziamento particolare alle autorità qui convenute, ai Gonfaloni, un ringraziamento molto sentito alle scuole, agli insegnanti, ai presidi qui presenti, speriamo di non dimenticare nessuno, ci pare ci siano un gruppo, una rappresentanza numerosa delle scuole Zanotti, due classi con i relativi insegnanti, il preside dell'Istituto Luxemburg. Tutte le altre informazioni le diamo per conosciute e guadagno di tempo. Quindi diamo a questo punto la parola a Claudio Massanti, presidente del quartiere Navile. Ma intanto ringrazio tutti voi di essere qua per ricordare questo evento. Ringrazio le autorità civili e militari che hanno voluto partecipare insieme a noi a questo ricordo importante. Anche perché credo che ricordare, soprattutto alle nuove generazioni, cosa ha significato la guerra, cosa ha significato la guerra di liberazione, cosa ha significato la sofferenza della popolazione civile e militare in quel periodo. In un quartiere, in una città che ha partecipato in prima persona a questa grande battaglia per la democrazia e per la libertà. Credo che nel nostro territorio, nel territorio del quartiere Navile, nel territorio del quartiere Barca, il fatto che siamo qui insieme agli amici del quartiere Barca dà senso. Bene, ci sono stati fatti che hanno legato questi territori alla resistenza e alla guerra di liberazione in modo indelebile. Abbiamo il tirasegno con luogo dove insieme a Sabiuno venivano fucilati i condannati con processo sommario, le caserme rosse, luogo di deportazione. In tutte le strade di questi quartieri sono avuti scontri armati pesantissimi con tedeschi e milizia fascista. E in questi territori ricordo che non si girava se non le truppe di occupazione, se non in numero enorme, perché la popolazione naturalmente era ben schierata
e non sopportava più questa situazione. E il tirassegno è la somma di quello che è avvenuto. 270 fucilati, partigiani, gente civile che non aveva combattuto e mai aveva sparato contro le truppe di occupazione, ma solo per il fatto di non essere d'accordo e avere dato dei segnali chiari di indipendenza, venivano presi, arrestati, prima portati a San Giovanni in Monte e poi qui fucilati. Quindi credo che avere portato nelle scuole, avere portato questo dato di ricordo, di commemorazione, sia fondamentale per non dimenticare, anche perché si è passato un periodo a livello nazionale dove comunque tutti i combattenti mi hanno messo sullo stesso piano. È evidente che io ho rispetto per i caduti, ho profondamente rispetto per tutti i caduti, però devo ricordare che vi sono caduti, che io rispetto perché i morti vanno tutti rispettati, non vi è differenza, che hanno combattuto e sono morti per permettere a noi oggi di essere qua, ricordare in libertà e in democrazia per aver fatto una repubblica democratica, e chi è caduto e se avesse vinto non saremmo qua e non ci sarebbe un'Europa libera, democratica, che ha dato tanto perché questa democrazia venisse mantenuta e la libertà nostra fosse garantita. Un ricordo, prima ricordavo, a giorni ci sarà la commemorazione della battaglia di Casteldebolo, la battaglia di Portalame, ricordavo le caserme rosse, lì sono stati deportati e lì voglio ricordare un fatto importante, la riorganizzazione delle forze militari italiane che hanno combattuto con gli alleati e tutti quelli che non hanno accettato questa logica o andavano a lavorare in campi di sterminio venivano uccisi, fucilati, e una parte sono stati fucilati anche qua. E ricordo anche la presenza in quel campo dell'arma dei carabinieri che furono lì deportati perché si rifiutarono di fare i rastrellamenti degli ebrei e una parte parteciparono alle battaglie a Roma insieme ai granatieri di Porta San Paolo. Questi due fatti, l'unità del paese, l'unità per la democrazia, l'unità per la libertà, la riorganizzazione dell'esercito in funzione democratica, che sono delle pagine eccezionali della nostra storia nazionale, che vanno ricordate. Ricordare questi caduti vuol dire riconoscere a tutti quelli che allora hanno dato la propria vita, il proprio sacrificio, importantissimo, e va mantenuto. Ultima cosa, i civili. I civili hanno avuto una parte fondamentale. Qui c'è gente, prima lo diceva Sarti, che ha partecipato, vedove, figli, mogli di caduti, e gente che anche ha fatto un atto, io lo ricordo sempre, banalissimo, è stato riportato dalla stampa cittadina, vestire i militari che non rispondevano all'appello dell'arruolamento nelle truppe di occupazione e nelle milizie che appoggiavano l'occupazione nazista. Bene, quelle donne, quegli uomini, nel momento in cui vestivano questi soldati, le rinfocillavano, ospitavano prigionieri tedeschi, ospitavano prigionieri inglesi, americani, neozelandesi, senegalesi, che venivano fatti prigionieri, riuscivano a scappare, beh, quelle donne rischiavano la vita tutti i giorni. Ecco, e quei civili rischiavano la vita al pari dei militari. Credo che questo vada ricordato sempre, perché dimostra l'unità di una nazione che era stanca dell'occupazione, era stanca del nazifascismo e voleva lottare per la propria libertà. Grazie. Ringraziamo Claudio Massanti. Ha ora la parola Vincenzo Naldi, presidente del quartiere Reno. Anch'io voglio ringraziare tutti coloro che sono qui questa mattina e ovviamente mi associo a quello che ha detto il collega Massanti. Voglio fare un richiamo, sarò molto breve, rispetto al percorso che ci porta qui stamattina. È stato detto che questo luogo era ricordato non nella maniera giusta e corretta, non con la dignità e con il rispetto che gli erano dovuti. Questo è vero. È vero perché a volte le fatalità e anche le volontà non corrispondono poi a quelli che dovrebbero essere dei percorsi di trasparenza e di vera efficacia nel trasmettere le cose che sono accadute e che hanno segnato la nostra storia. Come quartieri ci siamo impegnati affinché questo potesse essere un luogo riconosciuto e riconoscibile da tutti. Voi vedete che non c'è una segnalazione che lo indichi all'entrata. Questa cerimonia in questa forma così partecipata è la prima che si fa da tantissimo tempo, da quando fu sostanzialmente fatta l'inaugurazione. Questo per me personalmente, ma credo anche per tutti voi che siete qui, è molto importante.
perché vuol dire aver recuperato alla memoria nostra un percorso di sofferenza che non va dimenticato. Lo dico perché appunto ci sono le scuole, e con le scuole, come quartieri, noi lavoriamo tutti i giorni affinché ci sia una sorta di passaggio di testimone, perché i familiari di coloro che sono caduti sono già avanti con gli anni. Le persone che hanno diciamo, avuto la fortuna di sopravvivere a quella tragica vicenda della nostra storia, anche loro sono avanti con gli anni, e la preoccupazione di queste persone, ogni qualvolta noi le incontriamo nell'ambito istituzionale, è quella di dire: mi raccomando, cercate di trasmettere quello che noi comunque portiamo avanti come valore. Allora, l'impegno che io rinnovo qui oggi, e sono convinto di interpretare anche le parole di Claudio Massanti, è quello di fare il punto zero rispetto a un momento che ha visto sicuramente, diciamo così, dimenticato un po' questo luogo e questo numero importante, 270, che è un'enormità, è qualcosa di veramente enorme. E quindi questo impegno significa, da ora in poi, per quanto mi riguarda, cercare di dare continuità a questa giornata e cercare anche di far conoscere innanzitutto dov'è questo luogo e che cosa è successo. Io vi ringrazio ancora e mi associo al ringraziamento anche alle forze dell'ordine che sono qui presenti, all'esercito, a tutti coloro che hanno rappresentato sempre nei momenti difficili di passaggio storico, come si diceva prima, comunque un punto di riferimento di grande valore e di grande attaccamento a quello che è la nostra nazione. Grazie a tutti. Ha ora la parola Giancarlo Grazia, del direttivo provinciale dell'ANPI di Bologna. Effettivamente, quella di oggi può essere considerata la seconda inaugurazione del monumento ai partigiani, agli antifascisti e alle vittime che vennero fucilate qui nel poligono di Tiro. Da qualche parte è già apparso scritto che il monumento venne inaugurato all'inizio degli anni 60, ma la decisione di ricordare i fucilati del poligono di Tiro con un cippo o un monumento avvenne nel giugno del 1956, quando era sindaco Giuseppe Dozza. Dal 56 in poi, per 5 o 6 anni, vennero frapposti ostacoli di ogni genere affinché questo monumento non potesse essere collocato davanti alla sede del poligono. Per dire che già allora l'attacco alla resistenza, ai suoi valori, si voleva già allora anche far dimenticare che cos'era stata la resistenza, che c'erano stati questi morti e chi questi morti li aveva uccisi, chi aveva ucciso queste persone. Quindi la storia della resistenza e l'attacco, il revisionismo, le falsificazioni sono non una cosa recente, sono una cosa che viene da lontano, da quando venne rotta l'unità antifascista, l'unità nazionale, l'unità delle forze politiche che avevano partecipato alla lotta di liberazione e che diedero all'Italia la dignità che il fascismo le aveva tolto. È un'occasione, sono occasioni queste non soltanto per ricordare, io credo anzi sia il modo migliore per ricordare i caduti, che la guerra di liberazione consentì al nostro paese, consentì all'allora Presidente del Consiglio, parlo del 1957, Alcide De Gasperi, alla conferenza di pace, di ricordare che l'Italia non era stato soltanto il fascismo.
l'Italia erano stati i 50.000 partigiani caduti, erano stati i 600.000 soldati che non avevano aderito alla Repubblica di Salò e che erano stati trattenuti in Germania, che erano i soldati che avevano combattuto a Cefalonia, che avevano fatto parte del Corpo Italiano di Liberazione. E quindi queste cose poi sembra che nel corso degli anni, del tempo, si siano perdute, che si sia steso un velo, e anzi è sempre in essere una campagna di diffamazione. Voglio dirlo perché qualche giornalista di vaglia che ricava lauti guadagni anche dalle pubblicazioni che offendono la resistenza italiana, dovrebbe venire qui a ricordare e cercare di sapere chi erano i fucilati del poligono di Tiro. Questi personaggi guardano alla resistenza e alla storia d'Italia attraverso il buco della serratura e raccolgono quel po' di pattume che può esserci. No, la resistenza, la lotta di liberazione, ragazzi, è stato un grande evento, è stato, come ha ricordato Ciampi, il secondo risorgimento italiano. E se noi oggi e in questi anni possiamo avere la libertà, avere diritti, se possiamo avere avuto dopo la resistenza la Repubblica di cui abbiamo ricordato i 60 anni e la Costituzione di cui ricorderemo i 60 anni il prossimo 1° gennaio del 48, questo è dovuto alla resistenza, alla lotta di liberazione, al sacrificio di tanti come questi caduti che noi oggi ricordiamo. Non dimentichiamolo. E voglio dire ancora che oggi, casualmente, è una data fatidica e anche tragica per la storia d'Italia. Oggi è il 28 ottobre e gli anziani sanno che il 28 ottobre fu l'anno del 1922. Il fascismo andò al potere, chiamato dalla re, dalla Casa Savoia. E allora non sto a dire che cosa è successo dopo, perché occorrerebbe il tempo. Dico che quello fu in qualche modo un punto di arrivo di violenze enormi, di assassini, di incendi di case del popolo, di attacchi feroci contro coloro che non accettavano di essere fascisti. E con gli anni il fascismo ha portato il nostro paese alla guerra, alla sottomissione al tedesco. Il nostro paese è diventato servo della Germania nazista. Questo lo dice la storia, ma questo lo dimenticano coloro i quali continuano a spargere veleno contro la resistenza italiana. Ci sarebbe molto da intrattenersi su questo, ma non è questo il luogo. Io voglio dire che la giornata di oggi, che si porta a ricordare le vittime del poligono di Tiro, deve avere, come è stato già detto, lo scopo di continuare nella ricerca. E noi chiediamo agli insegnanti e chiediamo a voi ragazzi di essere partecipi di questo sforzo per conoscere meglio la storia d'Italia. Studiamo la storia del Novecento e studiamo bene che cosa è stata la resistenza, la lotta di liberazione, questo momento, questo grande momento di lotta alla quale ha partecipato il popolo italiano, non soltanto una elite, non soltanto una avanguardia. Qui, quando andremo a leggere i nomi, non oggi certo, di coloro che furono fucilati, troveremo uomini, persone di tutte le condizioni sociali, di tutte le fedi politiche, di tutte le religioni, anche due preti come è stato, due sacerdoti come è stato ricordato. Troveremo che anche qui,
come in tanti altri luoghi, come nelle stragi di Marzabotto, come nei morti di Sabiuno, di San Ruffillo e di altre parti, troviamo, voglio dire, com'era il tessuto, la forza della resistenza e della lotta di liberazione. Io non mi trattengo più oltre, perché credo che questo debba essere l'impegno, quello di continuare. Quindi la ricerca che è stata avviata sui nomi di coloro che qui sono stati fucilati deve continuare, perché non tutti i nomi che sono qui, come dire, indicati in cifra, siamo riusciti fino ad ora a, come dire, a definirli con nome e cognome. Qui sono stati fucilati non soltanto partigiani, antifascisti, bolognesi, gente che è stata rastrellata e portata qui e fucilata, ma qui sono stati fucilati anche partigiani e antifascisti rastrellati e portati qui dal Modenese, da Pavullo, da Conselice di Ravenna, dal Forlivese, da varie parti della nostra regione. Quindi questo è stato, la parola è forte, ma è stata una sorta di mattatoio di carne umana che i fascisti hanno messo in essere utilizzando una struttura, quella del poligono, a ben altre finalità destinata. Finalità sportive, nel senso, voglio dire, del tiro a segno. Ecco, allora concludo dicendo che questa cosa, questa storia, noi vogliamo che continui. E l'impegno che è stato preso adesso, dichiarato anche dal presidente Naldi e dal presidente Massanti, l'ANPI lo raccoglie, perché sia quindi non siano soltanto i quartieri, ma sia Bologna che si, come dire, riappropria e riscopre, si riappropria non solo di questo luogo, ma della storia che in questo luogo è ricordata. Vi ringrazio. Ha ora la parola il dottor Libero Mancuso, assessore al Comune di Bologna. Oggi mi tocca questo grande onore, rappresentare la città di Bologna, medaglia d'oro della Resistenza, in una circostanza così drammatica, ma anche così piena di gloria. Devo dire che le cose che ha detto prima Grazia le condivido tutte. Cioè questa nostra città ha una storia che appartiene alla fase più bella, più importante della lotta del popolo italiano, perché non dobbiamo dimenticare che la Resistenza fu appannaggio delle parti migliori del nostro popolo. Lo diciamo senza retorica, come affermano tanti falsi studiosi che sono dei puri revisionisti della nostra storia più grande, che ha restituito dignità al nostro paese. Ebbene, dobbiamo dire che tante pagine della nostra storia della Resistenza, anche qui a Bologna, non sono conosciute come meriterebbero. Dobbiamo dire che l'ANPI ha ancora questo grande impegno davanti a sé e lo deve fare con l'aiuto di tutte le forze che sono qui raccolte, con i quartieri, con il comune, con i cittadini, per riscoprire tante pagine che non sono ancora chiarite. Faccio riferimento alle caserme rosse, a Casteldebole, ai 270 morti del poligono, dove ancora una volta i caduti di San Ruffillo, dove ancora una volta chiarezza non è stata fatta. E badate, io credo che sia necessario portare avanti la lotta della Resistenza nel senso di lotta di cultura, di conoscenza, di tensione civile, perché per poter mantenere una democrazia, per poter reggere i valori della nostra Costituzione, che sono legati strettamente alla lotta di liberazione, è necessaria tensione civile, è necessaria conoscenza, è necessaria cultura.
E la presenza di giovani qui io credo che sia importante, perché è il segnale che dobbiamo passare attraverso i giovani. I giovani devono sapere che delle persone che avevano pochi anni più di loro, per quelli che sono presenti oggi, avevano scelto di mettere in gioco la loro vita per restituire libertà a questo paese. Guardate, le forze del revisionismo sono molto forti, anche perché è in gioco la nostra Costituzione repubblicana, nella parte più alta dei suoi valori, i valori di eguaglianza, di libertà, il ripudio della guerra e così via. Ebbene, non dimentichiamoci che è stato nell'ultima legislatura, hanno tentato di equiparare i combattenti della resistenza agli assassini di Salò. Non dimentichiamo che il presidente del Senato dell'ultima legislatura, della penultima legislatura, ha tentato di separare la nostra Costituzione dalla lotta di resistenza. E non dimentichiamo che ancora oggi vi sono delle pubblicazioni, lo dicevano prima chi mi ha preceduto, che cercano di infangare quella lotta, di infangare l'antifascismo e di distruggere quel rapporto strettissimo, quella conquista che fu della lotta di liberazione, e cioè la nostra carta costituzionale. Ecco perché dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo continuare nella ricerca, nell'affermazione della verità. Io sentivo l'autore di questi quattro libri, prima faceva riferimento Grazia, che sono in maniera ostinata ritornati su una serie di menzogne, su affermazioni prive di documenti, su un travisamento della verità della storia di questo paese. Sentivo qualche giorno fa affermare che i suoi riferimenti documentari erano contenuti negli atti della commissione stragi della commissione Mitrokhin. La commissione Mitrokhin è stata una grande falsificazione, una grande bugia, un grande tentativo di oscurare tutte le radici più belle, più importanti e più dignitose del nostro paese. Ebbene, se quelle sono le fonti, se quelli sono i documenti, siamo di fronte a un falsario, siamo di fronte a chi per ragioni personali sta tentando di fare arretrare l'insieme della nostra democrazia. Questo oggi è in gioco. E dunque l'ANPI, mi onoro di farne parte, deve avere questo ruolo che io ritengo ancora oggi fondamentale. Io adesso leggo un messaggio che ha inviato il senatore Vitali, che svolge un lavoro così importante per l'affermazione della verità di quell'armadio della vergogna che Panza si è guardato bene dal consultare. È diretto al presidente del Centro Sociale Santa Viola, Gianfranco Paganelli. Caro Presidente, purtroppo impegni precedentemente assunti mi impediscono di partecipare domani alla commemorazione dei 270 fucilati dai nazifascisti al poligono di Tiro fra il dicembre del 43 e l'aprile del 45. Fu un enorme sacrificio di vite umane che non è stato ricordato come meritava. Mi fa piacere che con questa lodevole iniziativa si colmi questa lacuna. Grazie al Comitato Provinciale della Resistenza e della Lotta di Liberazione e alle istituzioni locali, e grazie a Giancarlo Grazia, che più volte ha richiamato la nostra attenzione su questi fatti. Invio a te e a tutti i partecipanti alla manifestazione i miei più cordiali saluti. Walter Vitali. Infine io voglio fare un personale ringraziamento ad Alessandro Masi, al coro della Barca, che sono in grado di creare, di ricreare un'atmosfera e una tensione che sono necessarie rivivere in occasione di queste manifestazioni. Così come voglio ringraziare la loro presenza William Michelini, i capi partigiani che sono tra noi, i familiari e gli amici ancora tra noi delle vittime di questo eccidio. Grazie a tutti voi. La cerimonia si concluderà con il canto di Bella Ciao. Se io muoio, partigiano, oh Bella Ciao.